Allora, grazie. Siamo qui, abbiamo già dato ampie anticipazioni lì fuori, davanti all'autobus. Diciamo che il tema che oggi noi proponiamo è questo, che fra l'altro sembra particolarmente attuale, perché insomma il TPL è tema che ricorre nei dibattiti su altre questioni, però che in qualche modo affollano le cronache dei giornali e non solo. Fatto sta che ben prima che il Covid-19 facesse la sua tragica apparizione nella nostra, anche nella nostra regione, in realtà si stava lavorando per far sì che quel sillogismo trasporto pubblico inquinamento potesse essere abbondantemente superato e sconfessato, cosa che nella zona e ad Ancona in particolare era già vera per altri motivi, però abbiamo ritenuto di sostenere con un fondo derivante dalla programmazione europea la possibilità, parliamo di 160.000 euro, la possibilità di attivare presso alcuni mezzi del trasporto pubblico urbano, in particolare della Conera Bus, un sistema di filtraggio che per l'appunto, invece di, come dire, che genera un effetto, direi, da profano miracoloso, ovvero viene catturato lo smog invece che restituito all'ambiente. Questo è un filtro chiaramente particolare, che è finalizzato a catturare per l'appunto PM10 e PM2.5, ce ne parlerà probabilmente il presidente Papaveri, ma quello che ci è sembrato utile è innanzitutto evidenziare, e per questo vi abbiamo scomodato questa mattina, il carattere sperimentale e innovativo di questa procedura, quindi atteggiamento culturalmente orientato al climate change anche per quanto riguarda il trasporto pubblico, che è fra i grandi temi, fra l'altro, anche delle future programmazioni sia europee che del recovery plan. La necessità e l'esigenza di verificare puntualmente quello che è l'andamento della sperimentazione, tanto è vero che saranno dotati questi bus che riguarderanno ancora Iesi, ringrazio i due rappresentanti dei comuni. Ogni bus sarà dotato di un data logger proprio finalizzato a documentare quello che io qualche giorno fa avevo ricordato essere il motto della Royal Society inglese, nullius in verba, niente solo a chiacchiere. Quindi, per onorare il principio della Royal Society, noi abbiamo un data logger che documenterà numericamente gli effetti di questa sperimentazione, perché qualche volta la sperimentazione che condurremo d'intesa e di concerto con l'Università La Sapienza, che è specializzata proprio nel monitoraggio e nella implementazione dei sistemi scientifici sul trasporto pubblico locale, spesso e volentieri diventa difficile da, come dire, partecipare alla comunità, proprio perché è necessario sempre ancorarla a numeri in una logica di accountability, torno all'inglese, che in questo caso mi sembra particolarmente sviluppata. Quindi trasporto pubblico locale, sperimentazione, comuni, territorio, approccio scientifico e aderente ai goal che dovremmo, secondo la logica della programmazione 2030, realizzare per rendere le nostre Marche più belle, più sicure, più salubri, come già sono, a prescindere da quello che sta accadendo. Bene, Presidente, vuole... Sì, grazie. Puntualizzare, se ho detto qualche corbelleria, non credo, no, però... Assolutamente no. Noi siamo il trasporto pubblico, quindi il trasporto pubblico, siamo al servizio della comunità, e abbiamo voluto così dare un valore aggiunto a quello che stavamo portando avanti tutti i giorni, perché tutti i giorni facciamo il servizio, cerchiamo di farlo bene, cerchiamo di migliorarlo ogni giorno, ma naturalmente trasportiamo persone. In questo caso abbiamo voluto pure essere di aiuto per capire, per monitorare, per seguire il discorso ambientale. Noi il Conero Bus ha avuto sempre una sensibilità molto forte verso l'ambiente, perché da decenni abbiamo mezzi a metano, un centinaio di mezzi a metano, abbiamo i filobus, quindi una nostra tradizione e un'attenzione all'ambiente.
E questo era un modo diverso di guardare, di approcciare all'ambiente. Siccome stiamo sempre anche cercando di capire come evolvere come trasporto pubblico, quindi siamo alla ricerca di quelle che possono essere le innovazioni. In questo caso era un'innovazione al di fuori del nostro ambito, però ci sembrava utile. Abbiamo trovato anche una rispondenza subito molto attenta da parte della Regione, perché c'erano questi fondi teoricamente a disposizione per soluzioni per l'abbattimento appunto delle polveri sottili, per cui noi ci siamo candidati a raccogliere questa sfida che la Regione aveva lanciato. Adesso appunto siamo dopo tanti mesi di lavoro da una squadra, perché è una squadra che abbiamo messo in piedi, perché oltre a noi abbiamo Ansaldo Trasporti, abbiamo AGT Engineering e abbiamo l'Università della Sapienza, abbiamo creato questa soluzione che ci permette di monitorare in primis, ma anche di filtrare, quindi avremo un giorno i filtri pieni, tra virgolette, di polveri sottili, perché l'avremo abbattuto. Chiaramente noi abbiamo diverse tipologie di filtri, perché dobbiamo capire quale di questi filtri danno dei risultati migliori rispetto ad altri. E anche questo monitoraggio ci permetterà di capire se questa capacità che hanno sono in grado di poter essere utili per la città e fino a che punto, perché chiaramente 3 autobus porteranno X risultati, ma lo vedremo solo alla fine. E quindi sarà possibile solo alla fine andare a rendere e progettuare qualcosa di più forte, quello che può essere quello la soluzione finale. Chiaramente è una soluzione che in questo momento è anche sperimentata in Inghilterra, per cui adesso c'è anche Ancona, c'è anche la provincia d'Ancona, no, c'è anche Iesi che è in questa sperimentazione. Quindi noi ci auguriamo che i risultati possano essere così utili per la comunità, per migliorare la già buona qualità dell'aria che abbiamo nelle nostre macchine. Noi abbiamo anche, per la spiegazione, tra virgolette, per farvi illustrare il progetto, abbiamo il professor Ugolini che è il nostro referente per quanto riguarda appunto tutto il monitoraggio, per seguire attentamente cosa fare e non fare, per cui possiamo avere da lui una breve presentazione di quello che è il nostro sistema e quello che pensiamo di fare in questi mesi. Professore, ci aiuta? Volentieri, se posso. Grazie, ringrazio il dottor Castelli, il dottor Muzio Papaveri, naturalmente, e cerco di spiegarvi rapidamente come è fatto questo sistema nel modo più lineare possibile, perché possiate poi riportarlo sui vostri media. Ringrazio anche il dottor Rosario Mazza di Ansaldo Trasporti, ingegnere Rosario Mazza di Ansaldo Trasporti, che è collegato ed è parte del nostro team. Vedete dietro me i nostri ingegneri Febbo e Dissidori, che hanno fatto diventare un metodo quello che qui era uno studio, e lo condivido dunque il tuo intero schermo un attimo, condividi, passo a mostrarvi. Mi dite se lo vedete e se si è caricato? Sì, vediamo. Grazie. Perfetto. Allora, il sistema cattura il particolare nell'area urbana. Abbiamo 4 autobus installati, sarò il più possibile veloce. Sono installati su 4 sistemi filtranti, sono installati 4 sistemi filtranti su questi autobus, 2 su Urbino 10 e 2 su Urbino 12. Perché? Perché fanno percorsi diversi e vogliamo studiare e anche verificare l'inquinamento sul percorso. Lo avete visto di fuori, questo cassonetto contiene 2 gruppi filtranti al suo interno, il gruppo gemelli, assolutamente identici, ma divisi in 2, uno destro, chiamiamolo così, e uno sinistro. Il sistema è un cassonetto in alluminio che per ora è fatto in maniera esteticamente semplice, ma che potrà diventare esteticamente accattivante quando passeremo dalla sperimentazione all'industrializzazione. Ogni sistema filtrante qui dentro contiene 2 gruppi filtro che sono orientati perpendicolarmente al senso di marcia, cioè l'autobus viaggia nella direzione trasversale ai filtri. Questo perché è diverso da come hanno fatto in Inghilterra.
perché noi non vogliamo che l'autobus li catturi come una scopa mentre cammina. Noi vogliamo essere certi della quantità di flusso che passa attraverso i filtri e misurarlo per bene. Inoltre questo sistema li protegge dall'acqua, dal lavaggio, dalla sporcizia. L'autobus può passare vicino a un punto sporco con polveri molto grandi che non ci interessano e così via. Questo sistema lo protegge. Dentro il sistema filtrante c'ha una struttura che è fatta di un separatore d'acqua proprio per evitare la pioggia, la grandine, l'acqua di lavaggio. Questo toglie l'acqua. Un sensore di pressione che sente la pressione per capire quando i filtri sono pieni, un sensore di velocità dell'aria che serve a noi, lo vedete dopo, per misurare quanto passa, e un ventilatore che succhia l'aria e quindi conosciamo la portata che passa attraverso il sistema, sia destro che sinistro. E questo è lo schema: separatore d'acqua, filtro 1, PM10, filtro 2, PM2.5, ventilatore, flusso. Nella cabina guida sono invece collegati al sistema due famosi data logger, ognuno per ogni gruppo filtri, che ricevono i dati di pressione e velocità, hanno una scheda SIM e trasmettono ora di accensione, ora di spegnimento e i dati che leggono al nostro sistema nel centro di controllo della GTQ di Roma. Ora, perché abbiamo parlato di diversi filtri e perché sperimentazione? Ogni autobus percorrerà una certa zona predefinita. Abbiamo chiesto, nei limiti del possibile, che l'autobus che fa la zona urbana, pur cambiando percorso, rimanga in area urbana. Quello che va in area extraurbana rimanga in area extraurbana. Così che quando misureremo quello che c'è sui filtri alla fine della sperimentazione, avremo un'idea di quanto inquinamento c'è nelle aree battute da quegli autobus. Dentro però i dati hanno, i due gruppi hanno, uno un gruppo di filtri master di riferimento e l'altro gruppo, sempre sullo stesso autobus, quello di gemello, ha dei filtri sperimentali. Allora noi che cosa diciamo? Che i filtri master, ce n'è uno per ogni autobus, anzi un gruppo per ogni autobus, in funzione del percorso fatto ci dirà l'inquinamento del percorso. Mentre potremmo incrociare i dati tra i filtri sperimentali di tutti gli autobus e quelli master di tutti gli autobus per scegliere a fine sperimentazione i filtri migliori per questa tipologia di inquinamento e quindi quelli che catturano più particelle, perché saranno vicini a un altro, comparando quanto cattura l'uno rispetto all'altro sapremo il migliore di tutti e quattro le tipologie che abbiamo preso. Dove avverrà questo? Ancona centro urbano ed extraurbano, centro urbano di Iesi, e qui ci saranno i vari percorsi che verranno monitorati anche attraverso le schede SIM dei data logger. Vediamo adesso cosa succede. Ciascun gruppo filtra le velocità che può fare, è dimensionato per filtrare circa 486.000 litri l'ora di aria. E naturalmente se l'autobus cammina 12 ore al giorno, per ogni autobus avremo 12 milioni di litri di aria. Allora, se abbiamo messo in litri perché è più percepibile, si può mettere in metri cubi ovviamente, per autobus. E quindi in 3 mesi tutti e quattro gli autobus avranno filtrato circa 4,2 miliardi di litri di aria, sono 4,2 milioni di metri cubi. Questo per darvi un'idea dell'ordine di grandezza. La gestione dei dati, l'ho detto prima, avverrà con un controllo di accensione del sistema, superamento di soglie limite. Se un filtro si riempie, noi lo sapremo perché la differenza di pressione verrà monitorata. E il messaggio giornaliero di trasmissione dei principali parametri al nostro centro, quindi li scaricano ogni giorno, mi pare a mezzogiorno, i dati delle ultime 12 ore. Dati che rimangono comunque nella memoria dei data logger, quindi se si rompe qualcosa li andiamo a leggere in loco. E c'è lì il nostro partner, l'ingegnere Francesco Tramonti di LISO, che è in sala, che è il nostro partner su questo lavoro e quindi con la sua azienda controllerà questi dati se non dovessero arrivare e comunque farà assistenza in loco. Questo esempio di monitoraggio è stato preso questa mattina. Abbiamo qui la velocità dalle 6.35 alle 8.45. Questa è la velocità del filtro di uno degli autobus, non saprei dire quale, credo che sia quello che è fuori da voi, ma non sono sicurissimo, è quello che avete appena visto. Stamattina in 2 ore
e 10 minuti, questo era l'andamento delle velocità, calcolate come vedete ogni 5 minuti, e questo è l'andamento della differenza di pressione, che varia un po' in funzione del fatto che si muove, c'è un po' di cosa aerodinamica, oppure passa attraverso una zona un pochino più densa di aria, o piove, quello che deve succedere, qui lo vediamo. Naturalmente adesso la pressione è costante, nel tempo questa pressione aumenterà fino a che oltre un certo valore il filtro sarà pieno, noi ce ne accorgeremo e lo andremo a cambiare. E poi cosa ci faremo con questo filtro? Andremo a verificare quanto PM10 ne ha preso un tipo di filtro e quanto il 2,5 ha preso l'altro. Ma cosa sono i PM10 e 2,5? Qui abbiamo fatto una slide dove c'è il diametro, questo in grigio chiaro che sto cerchiando con il mouse, e questo è un capello umano, 0,6 mm. Dentro il capello umano questa è la dimensione di un PM10 e questa è la dimensione di un PM2,5. Li abbiamo, anzi c'è una slide che non abbiamo fatta noi al microscopio, ma insomma si trova, questa è una particella PM10, questa è una particella PM2,5, questo è un globulo rosso del sangue. Per dare un'idea di cosa stiamo parlando, noi catturiamo i PM10 e i PM2,5, altrimenti quello che non catturiamo noi lo respiriamo, per dare un'idea. Quindi questo PM2,5 e PM10 cosa ci facciamo? Naturalmente lo buttiamo via, ma l'Istituto di Scienze e Tecnologie per la Mobilità Sostenibile del CNR, con le proprie macchine, microscopi a scansione o sistemi laser, ci sono vari sistemi per misurare la quantità di filtri di particolato che abbiamo catturato, verificherà lo stato di tutti i filtri che hanno percorso i percorsi controllati da noi, come ho spiegato prima, e ci darà i risultati perché li trasmettiamo alla Regione Marche. Poi insieme alla Regione e a Conerobus valuteremo lo stato della sperimentazione e potremo valutare e calcolare esattamente quanto abbiamo preso e quali filtri dovremo acquistare per estendere la sperimentazione, se questo sarà stato di successo e se questo vorranno con Airbus e la Regione Marche. Io qui mi fermo, question time. Grazie professore. Grazie professore. Bene, insomma, un piano complesso, rigoroso e che può consentire questo scatto, speriamo spiegabilmente, nel sistema del clima anche urbano. Se l'assessore Simonella ci vuole. Sì, intanto ringrazio tutti, ringrazio l'azienda, l'università, ringrazio soprattutto Regione Marche perché consente di avviare questa sperimentazione sulla città di Ancona, quindi sostenendo i costi di questa operazione, quindi questo è un segnale molto importante. Devo dire, la cosa che mi veniva in mente, chiaramente questa è una sperimentazione e credo che nei prossimi anni, qui lo dico anche all'assessore, noi ci troveremo proprio sul trasporto pubblico a innovare maggiormente in un'ottica di sostenibilità ambientale, forse più che in ogni altro settore dei servizi pubblici. È vero che il trasporto è uno degli elementi inquinanti più significativi di una città, ma è anche vero che oggi le soluzioni tecnologiche consentono di intervenire con maggiore rapidità in assoluto. Devo dire che Ancona in questo momento ha un programma di 20 milioni di investimenti per il rinnovo del parco mezzi in un'ottica sostenibile, 6-7 derivano da un programma vinto, che è quello relativo al trasporto rapido di massa e che ci consente di acquisire 6 nuovi filobus e completare l'anello filoviario, quindi andiamo ad alimentazione elettrica. L'altro è un programma di 13 milioni che passa da risorse nazionali attraverso la regione, quindi le disponibilità regionali sulla nostra città, che nell'arco di un periodo di tempo, medio-lungo termine, diciamo un periodo decennale, consentirà a noi di rinnovare il parco mezzi sempre in un'ottica ambientalmente sostenibile, privilegiando soprattutto la modalità elettrica rispetto ad altre modalità. Poi abbiamo tutte queste iniziative importanti come questa, sperimentali, che forse potranno poi avere applicazioni su larga scala, però questo ci dice che in quel settore, in questo contesto, in questa tipologia di servizio che una città eroga, forse possiamo fare moltissimo in termini di
diciamo così, mantenimento, miglioramento della qualità dell'aria, oltre che a servire, oltre che a offrire un servizio essenziale per i cittadini, per i cittadini in questo caso di Ancona, ma insomma per tutti i cittadini della regione. Anche ieri sì, abbiamo la possibilità di attivare il servizio. Prego, assessore Napolitano. Sì, grazie. Allora, sì, anch'io mi unisco ai ringraziamenti per la Regione Marche, che ha investito diversi, insomma, questi fondi molto importanti per questa sperimentazione, una cosa assolutamente innovativa, che non so in Italia quanti esempi ci siano, ma non ci sono, quindi il primo esempio in Italia, questo insomma ci riempie d'orgoglio. E a Iesi in particolare credo insomma ci sia bisogno, innanzitutto perché voi sapete a Iesi abbiamo una centralina di monitoraggio della qualità dell'aria, che è una centralina da traffico della rete regionale, quindi è quella che più di tutte rileva quando ci sono problemi da traffico, che questo ci tengo a dirlo, lo rileva Iesi, ma vale un po' per tutte le città mappate in quella stessa fascia. Quindi quando a Iesi la centralina supera vuol dire che un po' l'andamento della qualità dell'aria non va bene. Per quanto riguarda ecco, il trasporto pubblico, credo che come parco mezzi siamo insomma messi abbastanza bene a Iesi come tipologia di mezzi. So che la maggior parte sono a metano, per cui però sicuramente gli in questo caso l'autobus ci aiuterà a diminuire la quantità di polveri sottili che in generale quella centralina rileva. È chiaro che insieme all'azione di questo autobus assolutamente innovativa, il Comune è tanti anni che cerca di mettere in campo anche altre soluzioni per ridurre la quantità di polveri e di inquinamento in generale. Questo perché insomma è una responsabilità che abbiamo tutti nei confronti dei cittadini. E quindi ecco, volevo dire che in questi giorni noi stiamo per adottare il piano urbano della mobilità sostenibile, il cosiddetto PUMS, nel quale è contenuto poi anche tutto il piano per il trasporto pubblico locale. Quindi un piano che guarda la mobilità sostenibile a 360 gradi, proprio per far spostare le persone in città in maniera sostenibile e quindi per diminuire l'inquinamento. Io mi auguro che sempre più cittadini insomma potranno utilizzare il trasporto pubblico locale, perché alla fine è un'alternativa assolutamente valida e unica all'auto propria, che come sappiamo invece è l'elemento più impattante che circola in città. Quindi e mi auguro che quelli che poi saliranno sull'autobus con il filtro, insomma, potranno anche essere orgogliosi di contribuire in qualche modo, ecco, a ridurre l'inquinamento per tutta la città di Iesi. Quindi, ecco, vi ringrazio di nuovo e speriamo che, insomma, abbia successo tutta la sperimentazione. Allora, ci sono domande, precisazioni? Mi sembra che siamo stati esaurienti, ringrazio il professore che è stato così dovizioso di particolari e quindi speriamo che non sia che il debutto di una bella collaborazione, anche se insomma. Diamo qualche secondo perché sono collegate anche come no? Il settore dei trasporti, non so se voglio fare una domanda, ho chiesto se sono con lei, sono interessato a fare qualche domanda. Se non arriva. L'informazione l'abbiamo data. L'informazione l'abbiamo data. Quindi siamo stati esaurienti insomma, okay. Non so se è il caso, tanto facciamo su quell'altra questione del trasporto pubblico locale, serve fare ora qualche o confondiamo le idee? Ma l'argomento è questo, atteniamoci, anche se probabilmente daremo comunicazione degli esiti di un confronto che c'è stato stamattina, lo facciamo ogni settimana sul trasporto pubblico locale in relazione anche alla questione delle scuole, quindi faremo però probabilmente un comunicato apposito, immagino. Beh,
Esatto, bene. Il succo è che le cose stanno andando molto bene, che nonostante questo cerchiamo sempre di essere più performanti rispetto alla richiesta di sicurezza che viene dalla comunità, nel senso che il 50% di presenza dei nostri bus viene governato in maniera relativamente agevole, però c'è una situazione che richiede particolare attenzione, che è quella del comportamento degli studenti che, per quanto presenti in una misura percentuale inferiore al 50%, è inevitabile possano affratellarsi durante il percorso. E quindi magari... Come se fossero congiunti. Come fossero congiunti. È anche comprensibile. Esatto. Oggi, durante questa call, abbiamo ricordato, come tutti noi, penso anche i presenti, quando andavamo in gita scolastica, tendevamo a, come dire, a sembrarci in fondo al pullman, credo. Si faceva la corsa. Si faceva la corsa a chi aveva questo posizionamento glamour. Sì, e allora abbiamo ritenuto, e devo ringraziare anche con Aerobus che si è dichiarata molto disponibile, a provare anche questa ulteriore soluzione di prevenzione, ovvero aumentare gli steward che all'interno dei bus, ma anche in assecondando l'uscita dal bus, possa, come dire, favorire una moral suasion anti-assembramento, ecco. Un atteggiamento che sta fra il pedagogico e il securitario, diciamo. Supporto, il supporto. Il supporto. Però di questo faremo probabilmente un comunicato specifico. Grazie. Bene.